Saluti da Livio Giannotta e benvenuti al primo appuntamento del 2009 con il Web TG di Tutto Calcio Catania. Calciomercato. Dopo aver scambiato in prestito Polito e Acerbis col Grosseto, ceduto Antenucci al Pisa e Alvarez al Rosario Central, il Catania mira a piazzare quei giocatori in esubero o che comunque non rientrano più nei piani di tecnico e società. Tra questi figura un attaccante che in rosso-azzurro ha dato tanto, ovvero Jonathan Spinesi. Reduce da una stagione difficile, condizionata anche da un lungo infortunio, il futuro del Gabbiano sembra chiamarsi Salernitana. Il club campano sarebbe stato il primo a voler concretamente intavolare una trattativa seria con la società di Via Porti, sognando un tandem offensivo di Napoli-Spinesi, che garantirebbe il salto di qualità alla compagine Amaranto, militante nel campionato cadetto. Salvo intoppi improvvisi, l'affare si farà, come dovrebbe concretizzarsi a breve la cessione di Edusei al Bari, a caccia di un centrocampista d'esperienza. Millesi richiesto da Avellino e Benevento, più difficile invece liberare Colucci, il quale rischia di dover attendere la fine della stagione per trasferirsi altrove. Comincia a trapelare qualcosa in merito all'11 che Mister Zenga manderà in campo a Napoli. Sicuro dell'assenza di Stovini, affidato dal giudice sportivo, il tecnico milanese dovrà ancora una volta fare a meno di Jama, che proprio nella passata stagione giocò la prima gara in maglia rossoazzurra, per poi essere ceduto in prestito agli argentini del Newell's Old Boys. Dovrebbe riproporsi il 3-5-2, visto con la Roma al Massimino, ma il dubbio è se confermare sugli esterni Isco e Tedesco, o almeno uno dei due. Recentemente Zenga ha sperimentato Sardo sull'out sinistro, e dalle ultime indiscrezioni pare proprio che il calciatore, che non ha nascosto la sua fede calcistica partenopea, ricopra questo ruolo. A destra quindi spazio presumibilmente a Isco, con Silvestri, Terlizzi e Silvestre a comporre il pacchetto difensivo centrale. In mezzo al campo Ledesma dovrebbe tornare a essere proposto, così come Martinez in attacco a far coppia con Pepe Mascara. Sarà il signor Domenico Celi di Campobasso a dirigere la gara tra Napoli e Catania allo Stadio San Paolo, con lui assistenti Alessandro Lion di Padova e Andrea Padovan di Conegliano, quarto ufficiale Dino Tommasi di Bassano del Grappa. È stato archiviato il procedimento per preteso comportamento antisportivo disposto dalla Procura federale nei confronti del calciatore del Catania Gianvito Plasmati, reo di essersi abbassato i pantaloncini della tenuta di gioco nel corso dell'incontro Catania-Torino del 16 novembre scorso. Infatti non sono emerse fattispecie di livello disciplinare. Deferito invece il calciatore bergamasco Cristiano Doni, per aver rivolto gesti offensivi a parte dei sostenitori presenti sugli spalti dello stadio Bentegodi di Verona, in occasione della gara Chievo-Atalanta disputata il 19 ottobre scorso. Per violazione dell'articolo 4,2 è stata inoltre deferita all'Atalanta per responsabilità oggettiva. Siamo in chiusura. Livio Giannotta vi ringrazia per l'ascolto, rinnovandovi gli auguri di un sereno 2009.